Allora, carissimi amici di Mitico Steak, sì, diciamo che ho un po' di pacchi da aprire, lo potete vedere anche dalla seconda inquadratura, quindi ragazzi, sì, mi sono dato un po' da fare con gli acquisti nell'ultimo periodo, però devo dire che sono acquisti di cui ho risparmiato un pochino di soldi e sono sia acquisti per la mia smart home, ovvero la Mitico Home, quindi questo unboxing rientrerà a far parte della Mitico Home e non solo, anche un accessorio per quanto riguarda la mia postazione che è lì alle mie spalle. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, beh, qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, come potete vedere dal tavolo. Allora, partiamo da questo qua che ha le elastiche, mettiamo un attimino gli altri due a parte. Allora, apriamo questo qua, togliamo subito l'elastico. Devo dire che un acquisto si ripete perché già sapete, sono le solite cose che prendo poi nel corso di questo unboxing. Vedete il mio filo coltellino che mi permette di aprire, anche se abbiamo le aperture facilitate di Amazon, ma io vado ad aprire comunque lo stesso con un coltellino. Allora, raga, vediamo un attimino. Eh sì, allora, questo è proprio quel pacco che io dicevo che l'acquisto si ripete, perché ho acquistato nuovamente le prese smart con USB integrate. Quindi ragazze, veramente ne avevo prese due, ma qui nel pacco ne abbiamo altri due. Togliamo di mezzo la confezione. Sì, sono le solite prese smart della Techin, queste qui che già conoscete. Quindi ragazzi, sì, però io ne avevo prese due, ma vabbè, le altre due forse sono in regalo, ma vabbè, le teniamo così qui in standby. Vabbè, togliamo subito il pluriball ed eccole qua. Quindi abbiamo già aperto le quattro prese smart. Ok, allora mettiamole qui a parte, quindi poi dopo le andrò a configurare. Perfetto, mettiamole qui, togliamole da mezzo, togliamo questi pluriball. Però, ma quanto mi piace far scoppiare i pluriball, ragazzi. Vabbè, buttiamo via e passiamo al prossimo pacco. Allora, quale dei due, perché questi sono acquisti nuovi, prendiamo questo. Allora, apriamolo subito. Ok, non vorrei creare danni, ragazzi, non vorrei creare danni. Vediamo qui cosa andrà a nascondersi mai. Allora, abbiamo aperto la confezione, vediamo un po'. Perfetto. Allora, questi sono accessori sia per la mia smart home e sia per, ovvero la Mitico Home, sia per la postazione. Allora, adesso ve li faccio subito vedere. Li tiro fuori dalle scatole. Eccoli qua. Buttiamo via la confezione. Sì, vabbè, tanto poi dopo alzo tutto. Allora, eccoli qua. Questa qui è una lampada da scrivania RGB della Meros. Volevo prendere una lampada da scrivania, come già sapete, comandabile da sia Google Home sia assistente vocale Amazon. Non dico il nome, altrimenti si attiva. Scusate, ho un po' di tosse, ma mi prude un po' la gola. Andiamo subito ad aprirla e vediamo un po' com'è fatta questa lampada. Ok, tutta la solita manualistica, tiriamola fuori, vediamo un po'. Allora, raga, la lampada si presenta in questo modo. Vi faccio vedere anche tutti gli accessori, vediamo un po'. Ah, sì, ok, allora, perfetto. Questa qui deve essere, beh, abbiamo il connettore USB di cui alimentazione proprietaria. Abbiamo anche l'alimentatore da parete con USB. Ok, allora ragazzi, allora mettiamo da parte questa confezione. Questo è uno dei primi accessori che ho voluto acquistare per la mia smart home, ma non solo, perché poi andrà direttamente sulla mia scrivania dove lavoro. Quindi, lampada, alimentatore da parete e cavo USB di alimentazione proprietario. Quindi mettiamo tutto qui.
Non so, magari alla fine di questo video vi farò vedere tutto come è configurato, come funziona, ma non lo so, ci devo pensare. Andiamo avanti, mettiamo tutto a parte e apriamo quest'altro qui. Quest'altro qui, beh, quest'altro qui pure mi serviva, perché allora questo qui è un hub USB dell'AUX, quindi molto comodo da scrivania, mi serve per estendere gli ingressi USB al mio computer, perché diciamo quasi occupati tutti e tre. Con questo vado ad estendere ulteriormente i miei collegamenti USB. Allora, vediamo subito cosa ci sta all'interno della confezione, perché devo vedere un po' cosa ci sta. Ok, abbiamo i soliti ringraziamenti. Allora, vediamo un po', apriamo lui. Ok, allora, colore grigio, questo mi piace, colore grigio, magari lo metterò proprio lì di fianco al computer, molto più a portata di mano, perché poi sto pensando lì sotto dove sta quel ripiano di andare a posizionare il computer ogni qualvolta che lo andrò a montare sulla postazione, ma questo è un altro conto, magari ve ne parlo in un altro video. Ritorniamo a noi. Allora, hub USB della OK, 4 ingressi USB 3.0, di cui anche l'alimentazione 3.0. quindi ragazzi, e qui abbiamo il cavetto USB, anche lui 3.0, maschio, quindi adesso dovreste vedere anche tutto meglio, perché abbiamo la seconda fotocamera, la Canon, che già conoscete. Allora, eccoli qua, ve li faccio rivedere di nuovo. Ok, allora ragazzi, di questi accessori che state vedendo in questo unboxing, ovviamente a fine video saranno presenti i link a fine video nella descrizione. Adesso passiamo all'ultimo pacco. Mamma, che casino sto combinando qui. Apriamo quest'altro, che dovrebbe essere la, e adesso lo vedete subito. Beh, tanto ormai diciamo che la tabaccheria dove vado a ritirare i pacchi, anche lei si è abituata. Tutto. Cartacce e voilà, eccola qui. Allora, buttiamo via anche questo. Allora, anche qui abbiamo una ciabatta smart, sempre del produttore Meros, quindi cerco sempre di prendere tutto dello stesso produttore, in modo da non avere tante app sul mio dispositivo per gestire il tutto. Allora, andiamo subito ad aprirla. Intanto vi faccio vedere fuori com'è la confezione. Ed anche questa ciabatta smart, oltre che ad avere 4 ingressi Schuco, abbiamo anche 4 eccoli qua, ingressi USB. Purtroppo devo dire che adesso andiamo prima ad aprirla, vediamo un po' com'è fatta. Ok, perfetto, anche lei porta un ingresso Schuco. Bene, quindi eccola qui, questa è la ciabatta fuori dalla confezione, e qui dove stanno, eccoli qua, gli ingressi USB. Quindi ve la faccio rivedere, ingresso Schuco, e anche lei può essere comandata sia dall'assistente vocale Google e sia dall'assistente vocale Amazon. Quindi devo dire che a me fa molto molto comodo, perché anche questa mi farà molto comodo, soprattutto sulla postazione, perché andrò a collegare i miei tre monitor che stanno lì alle mie spalle, li posso comandare e spegnere oppure accendere attraverso l'assistente vocale Amazon. Allora ragazzi, è stato diciamo un unboxing abbastanza succoso per il canale, quindi vi faccio rivedere nuovamente tutto quello che ho preso. Quindi, di tutti questi accessori, ovvero la ciabatta smart, l'hub USB e la lampada da scrivania comandabile sia lei e sia la ciabatta smart attraverso gli assistenti vocali, trovate il link qua in basso nella descrizione. Quindi ragazzi, veramente ho pagato pochissimo questi tre accessori. Ma poi vabbè, non ve l'ho fatti rivedere, perché comunque
anche queste prese smart trovate il tutto qua in basso nella descrizione. Tanto ormai già le conoscete queste qua, però beh, me hanno mandate 4, a me non può farmi che piacere questa cosa qui, quindi beh, vedrò un po' dove piazzarla, anche perché a me servivano 2, quindi ne ho 4, vedrò un po' come gestire le cose. Quindi ripeto, di tutti questi accessori: ciabatta, lampada Meros da scrivania e lab USB, trovate tutto qua in basso in descrizione. Allora ragazzi, io vi ringrazio per aver visto anche questo video, per lo più questo unboxing, che beh, un unboxing del genere sul mio canale non l'avevo mai portato, quindi non avevo mai aperto tutti questi pacchi smart, e vi ringrazio di averlo visto. In altri casi, beh, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti se anche voi possedete qualcuno di questi accessori. Quindi ragazzi, se anche voi li possedete, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, insomma ditemi tutto quello che volete, e iscrivetevi al canale, già lo sapete, mi aiutate a crescere. Intanto il telefono, sento che suonano ancora le notifiche, ma se ne parla dopo. E attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda anche l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Allora ragazzi, io vi salto la fase di configurazione perché bene o male è sempre la stessa per questi dispositivi, quindi devo attivare, devo andare sull'applicazione Meros, configurare i dispositivi, automaticamente saranno visibili anche dall'applicazione assistente di Amazon. Quindi ragazzi, beh, vi salto questa cosa e volevo solo farvi vedere questi accessori che ho acquistato. Beh, ragazzi, vi saluto di nuovo e ciao al prossimo video. Allora, carissimi amici di Mythical Snake, volevo farvi vedere questa cosa per quanto riguarda la ciabatta smart che ho installato lì sotto. Il nome dell'intera ciabatta l'ho rinominata come postazione, ma per quanto riguarda quella ciabatta, le tre prese che stanno lì sotto le posso comandare singolarmente. Quindi vi faccio un ulteriore zoom da qui. Infatti eccole lì, le tre prese dei monitor possono essere comandate singolarmente, come tra l'altro anche la quarta che sta là in fondo. Invece le USB possono essere comandate sì, ma tutte e quattro, sia con l'accensione sia con lo spegnimento. Adesso vi faccio vedere. Alexa, spegni le USB. Ed ecco là che si spengono tutte e quattro. Quindi con il singolo comando si vanno ad alimentare tutte e quattro le USB. Alexa, accendi le USB. Ed ecco che si vanno ad accendere. Adesso vi faccio vedere questa cosa qui. Adesso se do il comando all'assistente vocale Amazon, Alexa, spegni la postazione. E mi va a spegnere tutti i monitor. Ma non è solo questo, perché io posso anche comandarli singolarmente. Alexa, accendi monitor numero 1. Ed ecco che compare la schermata del primo monitor. Alexa, accendi monitor numero 2. Ed ecco che si accende anche il secondo monitor. Alexa, accendi monitor numero 3. Ed ecco che si accende anche il monitor numero 3, però posso anche accenderli sia per lo spegnimento, che li posso spegnere tutti e tre, li posso accendere tutti e tre. Alexa, spegni la postazione. Vedete, questo comando, come ho fatto all'inizio, spegne tutta la postazione. Adesso basta che Alexa, accendi la postazione. Ed ecco che mi accende tutta l'intera postazione e mi vado ad accendere contemporaneamente, come dicevo prima, anche i quattro ingressi USB piazzati lì sotto. E questo, come ho detto prima, Alexa, spegni le USB. Ed eccola che va a spegnere le USB. Quindi ragazzi, io in questo modo, con quella ciabatta, posso comandare la mia intera postazione. Devo dire che è davvero niente male.
Allora ragazzi, da questa inquadratura vi faccio vedere anche come l'assistente vocale Amazon riesce ad interagire con la lampada che ho configurato e la potete vedere là di fianco. Quindi ho cercato di mettervi un'inquadratura in modo che possiate vedere i comandi che gli do all'assistente vocale e come reagisce la lampada. Adesso vi faccio subito vedere. Allora, Alexa, spegni la lampada. Ed ecco che va subito a spegnere la lampada. Ma da spento, come le luci che ho qui in casa, io gli posso dare anche già un colore direttamente all'accensione. Per esempio, Alexa, lampada di colore blu. Ed ecco che mi accende la lampada con il colore che io gli ho dato all'inizio dell'accensione. Ma non solo, se io la vado a spegnere e la riaccendo con il colore che ho scelto precedentemente, mantiene in memoria il colore che gli ho dato prima. Alexa, spegni la lampada. Adesso se gli do il comando di accenderla, me la accende con il colore impostato precedentemente. Alexa, accendi la lampada. E come potete vedere mi accende il colore che gli ho dato precedentemente, ma posso cambiare svariati colori. Per esempio, Alexa, lampada di colore rosso. Ed ecco lì che mi imposta la lampada di colore rosso. Quindi posso dargli tutti i colori che la lampada può darmi. Per esempio anche tipo, Alexa, lampada di colore giallo. Ed eccola lì che mi dà un colore tipo giallino sulla lampada. Quindi gli posso anche dare la luminosità. Alexa, luminosità lampada al 50%. E vedete che mi va ad abbassare ulteriormente la luminosità. Alexa, luminosità lampada al 100%. Ed ecco che mi dà la piena luminosità. Alexa, lampada di colore bianco. Ed ecco lì che posso dargli tutti i colori che voglio. Adesso però la vado a spegnere perché al momento non mi serve. Alexa, spegni la lampada. Ed ecco che mi ha spento del tutto la lampada. Quindi devo dire che sono delle cose che veramente mi piacciono moltissimo.